se è possibile prevenire, la cura diciamo che potrebbe diventare un passaggio successivo, quindi prevenire è meglio che curare. La lotta ai tumori è scesa in piazza ad Arezzo per la 10ª tappa del Festival della Prevenzione e di Innovazione in Oncologia. Fino all'8 aprile in piazza San Jacopo sarà infatti presente il pullman, simbolo dell'iniziativa itinerante. Questa tappa ha una delle caratteristiche innovative, nel senso che non è solo un insieme di conferenze, di tavoli rotondi e tutto quanto, ma abbiamo voluto valorizzare tutti i gruppi che fanno, realizzano veramente stili di vita per tutte le fasce d'età qui nella provincia di Arezzo, ma anche con rappresentazione di Siena e di Grosseto. Abbiamo trattato tutte le fasce di età, comprese quelle i giovani e l'attività sportiva, ma anche lo stile di vita significa anche la quotidianità, lo stare a tavola, l'essere una socialità, fino a toccare anche gli stili di vita e il movimento nelle fasce di età avanzate. Ogni anno nell'Aretino vengono registrate oltre 2.000 nuove diagnosi. Le 5 neoplasie più frequenti sono quelle del collo retto, del seno, del polmone, della prostata ed infine dello stomaco. Oggi come oggi una diagnosi di tumore non è una diagnosi di morte, è una diagnosi che può portare a una guarigione nella parte maggioritaria dei casi e che può comportare anche in chi non riusciamo a guarire una cronicizzazione in una parte rilevante di casa. Prevenzione rimane l'imperativo nella lotta ai tumori. Stop al fumo, un'attività fisica costante e una dieta corretta rimangono i pilastri di uno stile di vita sano. Anche se in Toscana emergono dati preoccupanti, il 23,8% della popolazione fuma, il 36% è in sovrappeso ed infine solamente il 25,7% dei toscani pratica con continuità uno sport. Oggi come oggi si pensa che con una corretta applicazione degli stili di vita, per stili di vita si intende sostanzialmente il buon mangiare, il buon respirare, per non dire il non fumare, naturalmente il buon bere e il buon camminare. Ecco, semplicemente applicando questi concetti si pensa che si potrebbe arrivare a una riduzione del 40% dei tumori.